viaggio, Martin. Buon viaggio, Martin. Addio, Martin. Ah, signorina Selina, volevo informarla che ho ripristinato l'ordine in giardino e che adesso tutto è perfetto come sempre. Bene, e poi, bravo. Per quanto riguarda mio fratello, ti consiglio uno psicologo o un collegio come quello dove andrà Martin. Signorina Selina, è arrivato questo pacco per lei. Beh sì, adesso può andare, grazie. Ma certo, con permesso. Cosa aspetti? Ti do tempo fino a domani notte per farmi avere quello che ti ho chiesto. Hey, Martin? Sta preparando i documenti per partire. Non lo mandare via, ti prego. Martin non sarà più nostro fratello. Ma che dici, tesoro? Noi cinque siamo una famiglia. Niente e nessuno potrà mai cambiare questa cosa. Sarà solo per un periodo. Purtroppo noi due non andiamo d'accordo, quindi... Per fortuna vai molto d'accordo con Selina, vero? Cecilia, adesso questa cosa non c'entra, per favore. Ragazzi, il pasticcio che avete combinato ieri non verrà tollerato mai più. Perché? Se no ci rispedirei tutti a Santa Juliana? Non ho intenzione di mandarvi a Santa Juliana. Voglio semplicemente che mi rispettiate come prima. Non è una richiesta tanto assurda. Dovete rispettare me e dovete rispettare anche Selina. E come? È colpa sua se Martin se ne va! Ti sbagli, non è colpa di Selina, non è colpa di nessuno. Martin se ne va per moltissime ragioni. Voi siete la cosa più bella che ho. Io non potrei immaginare di passare neanche un solo giorno lontano da voi. Non ce la farei. E riesci ad immaginarlo lontano da Martin? Ciao, ma... Martin ormai è un uomo e quindi deve comportarsi come un uomo, essere responsabile delle proprie azioni. Forse in questo momento non è pronto per intraprendere questo percorso. Da quando siete arrivati, voi quattro, siete entrati nella mia vita. Siete la cosa più importante e preziosa che io possieda e niente e nessuno potrà mai cambiare questa cosa. Io vi amo con tutto il mio cuore. Vi va di abbracciarmi? Ne ho davvero bisogno. Vi va? Vi voglio molto bene. Molto, molto, molto. E voglio bene anche a Martin. No, 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 non è giusto. È tutto sbagliato. Me lo dice il mio cuore. Tu non puoi andartene proprio adesso che le cose iniziavano ad andare per il verso giusto. E poi che succederà se non dai gli esami? Niente. E poi a chi interessa in realtà? A tutti interessa, Martin. Vuoi andartene senza lottare? Non è giusto. Tu devi combattere. Sinceramente non saprei cosa fare. Parla con tuo padre. Mio padre? No, la verità è che non ho voglia di parlare con lui, no. Va bene, allora lascia che ci parli io. Forse non sarò la persona più adatta, ma posso comunque provarci, no? Hai parlato con Lola? No, né con Lola, né con Sofia, né con i ragazzi. Ormai non mi sopporta nessuno, nessuno vuole parlare con me. Questo succede quando si ha il piede in due staffe. Portami una copia dell'autorizzazione. Una copia dell'autorizzazione. Ascolta, io volevo chiederti scusa, Martin, per la storia di ieri. Mio fratello è esagerato e io mi vergogno così tanto per quello che è successo. Non preoccuparti, Angelo. Tu non hai nessuna colpa. Sono io che ho reagito male. Ma che cosa succede a questo cellulare? Ogni volta che Carmen mi cade qualcosa mi sembra di fare la caccia al tesoro. Non riesco a trovare niente in mezzo... Ma cosa? Che succede? È il biglietto di Martin per Santa Juliana. Buttala via, dai! Non posso, Cecilia. Vuoi che si arrabbino tutti con me? Prova a nasconderlo da qualche parte. Prestami il cellulare. Avviso Martin. Chi ha fatto questo video? Io non ho fatto nessun video. Ma sì, guarda! Oh, sono io che mi tolgo la parrucca. Deve aver registrato senza volerlo. Ti prego, cancellalo, dai. Io non so come si fa. Beh, Mimì, devo vedere una cosa. Sì, lo sapevo, ho preso per sbaglio il tuo cellulare. Te lo lascio qui. No, no, no. No, aspetta, ma dove va? C'è cosa adesso? Fai seduta? Devi fermarla, corri. Questo non è Nicolas. Carmen, senti, io ti devo dire una cosa molto importante. No, il cellulare no, dammelo subito. Dammi il cellulare, Giuliana, dammi il cellulare, Giuliana, dammi il cellulare, su. Forza, no, guarda che cosa hai combinato. Mi piace, mi è scivolato, non volevo, scusami, Carmen. Calma, non è detto che si sia rotto. Forse posso provare a smontarlo ed asciugarlo, ma non vi garantisco nulla. Probabilmente tutte le informazioni che contiene andranno perse. Oh no, tutte le mie foto. Vado a prendere l'asciugacapelli. Ah, oh, che guaio, sei stata bravissima. Hai avuto un'idea geniale? Che succede? Che state tramando? Di che stai parlando? Del cellulare. Cecilia l'ha buttato di proposito. No, è scivolato. Mi è scivolato, sì, senza accorgermene. Sì, è andato esattamente così. Voi mi state mentendo, lo vedo.
No. C'è qualcos'altro che dovrei sapere? No. Sì, una cosa ci sarebbe. Martin, oggi è arrivato il biglietto di sola andata per Santa Juliana. Sì, è come è già arrivato? L'ambasciatore lo sta aspettando. Perché non l'hai avvisato? Beh, stavo giusto per portarglielo. Il tuo cellulare? Funziona, funziona. Però tutti i dati che avevo sono andati persi. Ah. Sì, mi dispiace perché forse c'era un video registrato da Nicolas. Mm. Magari era un messaggio speciale che voleva che vedessi. Mm. Sì. Nini, la ricreazione è finita. L'ambasciatore ha bisogno dei bilanci. Ah, sì, glielo porto subito. È già tutto firmato. Vado in camera mia. Io vado. Ok. Grazie. Sì, è un collegio, ma che avrei dovuto fare? Quel ragazzo è completamente fuori controllo. Non puoi nemmeno immaginare che cosa ha combinato. No, 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 Fernanda, non ti sto aggredendo. Ti sto solo spiegando qual è la situazione. Martina adesso ha bisogno di questo. Ah, è facile parlare da laggiù. Permesso. Sono venuta a portarle i bilanci che mi aveva chiesto. C'è dell'altro? No. Ah, e quasi mi dimenticavo, in mezzo a quel fascicolo c'è il biglietto per Santa Juliana. Martin può decidere quando partire. Quel biglietto ha una validità di 2 giorni. Se vuole posso cambiarlo con uno che vale 2 mesi. No, 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 non voglio, non voglio. Deve andarsene prima possibile. Perché vuole che se ne vada quando in realtà non vorrebbe che se ne andasse? Adesso non ha importanza quello che voglio. Quello che mi interessa è solo il bene di Martin. Lui deve imparare che nella vita non può fare quello che vuole. Deve capire che ci sono dei limiti. Che questa cosa mi piaccia o no non importa. Devo farla perché è necessaria. Va bene. Se può servire a qualcosa, lui è davvero pentito. Ma perché non lo dice? E perché non lo dice a me? Perché è difficile chiedere scusa. Potresti insegnarglielo tu. Tu sei una specialista in questo. Su, non faccia così. Mi fa male vederla così triste. Qualche problema? No, sono passata per il bilancio e adesso stavo andando. Vado. Possiamo parlare? Con me no. Non ti vogliamo. Beh, almeno ascoltami. Vuoi raccontarci come hai mentito alle ragazze e come ti sei preso gioco dei tuoi amici? Io non mi sono preso gioco di nessuno. Voglio solo che voi sappiate che a causa di questa storia non mi rivedrete più. Domani mi spediscono in un collegio a Santa Juliana. Che cosa pretendi? Una protesta per farti rimanere? No. Ma non volevo partire senza prima dirvi che ho sbagliato. E che non so perché a volte faccio quello che faccio, io non mi capisco, ma non avevo intenzione di fare del male a nessuno. Non ce ne siamo accorti. Ti dico una cosa. Nell'ambasciata puoi fare quello che vuoi, ma qui no. Di sicuro qui no. Capito? Lola, possiamo parlare? Lola. Tesoro, fammi un sorriso. Non mi piace vederti così triste. Hai ragione, hai ragione. Cambiamo argomento. Beh. Ah, è Amparo. Ha portato delle bellissime pellicce sintetiche dall'India. Non puoi neanche immaginare come sono belle. Ah, sì? Ma sono anche molto costose. Che succede, Selina? Sei a corto di soldi? No, no. Il fatto è che ho un problema di liquidità con la carta. Ora non la posso usare. Va bene. Allora fa una cosa. Scegli una pelliccia, te la fai spedire e mi fai inviare la fattura. Te la pago io. Oh, grazie. Beh, ma scusa, se mi fai un assegno, così non ti do troppo disturbo. Come vuoi. Preferisci così? Sì. Bene. Hai ragione. Ti firmo l'assegno. No. Lo lascio in bianco e tu lo compili. E così hai la tua pelliccia. Facile, no? Grazie. Grazie, grazie. Tutto risolto. A dopo, tesoro. Permesso? Ah, Angelo, vieni. Salve. Entra, che succede? Permesso. Siediti, siediti. Dimmi. Ecco, io sono passato semplicemente per chiederle scusa per la condotta di mio fratello. Oh, va bene, non ti preoccupare, ormai credo di sapere chi sei. E so anche che tuo fratello ha avuto un valido motivo per fare quello che ha fatto. La ringrazio, signore, grazie. Sono qui anche per dirle che non era mia intenzione far indossare a Nini quel vestito da sposa, ma la modella era stata chiusa in quella stanza e quindi ho pensato potesse essere una buona idea. Va bene,
Angelo, non devi preoccuparti. Tutto il personale non ha niente a che fare con quello che è successo. Chiaro, non ha responsabilità. Quindi da adesso in poi cerca di stare tranquillo. Bene, la ringrazio. Allora Perfetto. Io vado, con permesso. Va pure, Angelo, torna al tuo lavoro. Ah, un'ultima cosa. So che per lei questo non è un buon momento, ma vede, sarebbe bello. Ecco, magari se lei potesse scrivermi un'altra lettera per Nini. Va bene, adesso mi servono 3 fotocopie del passaporto di Martin. Sì. Eccolo qua. Perfetto. Ti posso fare una domanda? Una curiosità? Tu, che sei sua cugina, no? Pensi che Nicolas avesse voluto lasciarmi un messaggio con quel video che è registrato nella memoria del mio cellulare? No! Non l'ho visto, ma forse cercava di dirmi qualcosa. No, non credo. No. Se avesse voluto dirti qualcosa, suppongo che te l'avrebbe detto di persona, no? Lo conosci? Sì, forse sì, però non so, visto che tu lo conosci meglio di me. Sì. Magari sai dirmi che donne gli interessano. Donne? Vedi, Angelo, l'abbiamo già fatto una volta. E non so se abbiamo fatto bene, quindi non me lo chiedere. Signore, la prego solo per questa volta. Prometto che questa sarà l'ultima lettera, non gliene chiederò più, giù. No, non credo. Il fatto è che lei è molto schiva. È una persona così schiva, capisci? Mi sfugge, sì. E io non so proprio cosa pensare, non lo so. Beh, io non so che dirti, Carmen. E quello che so è che lui non è il tipo che si interessa alle donne. Non so se mi spiego. Vedi, Nicolas preferisce essere libero. Sì. Vado a fare le fotocopie, va bene? Oh, sì, sì, sì. Cosa avrà voluto dire? Io non... Quello che so è che in questo momento non voglio rinunciare a lei. Sto sbagliando? Non dovrei farlo? Assolutamente. No, questo no. Credo che tu dovresti avere fiducia in te stesso. Dovresti avere una maggiore fermezza. Prova con un'altra cosa. Prova con una poesia, per esempio. Ah...